Ripeteremo così. Non solo siamo in ansia perché dobbiamo fare un esame, ma dobbiamo anche avere l'ansia di essere, di venire bene. Quando mai noi siamo venuti bene? Ci sarà la conferenza stampa di Davi Media, questo progetto in cui onestamente, parliamoci chiaro, cioè è roba da prendere, fate conto che questo sia Davi Media. Guarda, wow, sai che figata c'è in 3D? Togli la cera, metti la cera, togli la cera. Se chiudi il pugno fai un altro movimento. No, no, così no. Basta. Non vediamo più finanziati. Perché non è possibile che un corso di laurea in disciplina delle arti visive, della musica e dello spettacolo, un corso dove la gente ti insegna storia del teatro, storia del cinema, storia della danza e quanto il resto appresso, faccia uno spettacolo teatrale col Mago Forrest, che non è niente. Chi la finanzia una puttanata del genere? A parte che noi non abbiamo referenti politici. Non è perché vero. Tu non hai voluto votare quelli, io invece li ho votati quelli che danno i riferimenti politici, così come se niente fosse. A chi hai votato? Io quelli là che danno i referenti li ho votati, tu non li hai votati. O no? Io pensavo che i Verdi avrebbero vinto. Come al solito l'università ha sempre delle fregature a portata di mano. Il consiglio che si va a tenere praticamente per decidere se i candidati fossero idonei al cambio di ordinamento si ha alla fine del mese e quindi noi ci perdiamo una sessione di esami. Se non decideranno di mettere una sessione straordinaria solo per noi. Come al solito noi avevamo saputo che questa riunione si arriva dopo il 12 settembre. Il problema della nostra facoltà è che non c'è una diffusione delle notizie, una diffusione almeno accettabile. Poi sul sito abbiamo visto che burocraticamente non è scritto bene nei vari documenti come questi crediti andavano maturati. No apartment in corsi di studio regolari. Corso XDM 270 alterzo e no di corso XDM 509 davra. Sostenerial test DHSO al primo e no del corso di laurea in discipline del arti visive. Del amuci di dello spettacolo XDM 270. Ok, allora. E la parola a te, non sia mai che io... Platone? Sì, Platone. Inizio con Platone. Allora, Platone. Cosa si intende per amore platonico? Quando due si vogliono bene, ma non... No, amore platonico nasce proprio dalla tizia che si voleva scopare Platone. Però Platone pensava solo alla filosofia e quindi praticamente alla mimesi. Infatti, e quindi una bambola gonfiabile. Che era limitazione, una bambola di cera che era limitazione della donna. Ecco, da qui nasce l'amore platonico e nasce anche la figura importantissima per tanta gente che è quella della bambola gonfiabile. Ah. Dare un sufficiano, stai diventando una vergogna. Paura di biaccheria. Chi è uno? Non si può leggere. Si sentono. Sono le palle che fuggono proprio. Le palle che non ci sono, più che altro. Palle a sé.
Ho letto uno dei nomi e già lo picchio dopo. Bravo, sì, esatto. Ma di quelli che si è cancellato. Sì, che non l'ho manca cancellato bene, giusto? Sono tutti venuti, Mi hanno chiamato il venerdì. Venerdì dovrebbe essere il 26 o il 27 agosto. Mi hanno detto che non potevo fare il cambio ordinamento, anzi non potevano fare neanche la valutazione, che quindi se non mi conviene adesso devo fare un esame per un cazzo, perché questo esame appunto mi serve per cambiare ordinamento. Storia dell'arte moderna. Quello di Brunelleschi, che ha inventato il punto di fuga unico invece di quello separato, insomma, quello a cazzo che usavano prima in effetti. Beh dai, la Uzziker comunque fa film d'autore e teatro d'autore, hai dai. Ragione, fa il record di incasso ogni Natale, sai. Però insomma, io credo che alla fine poi, cioè, se non si parte da qui col fare una cosa un po' più decente, io non dico che bisogna chiamarli sconosciuti, perché io mi rendo conto che l'università ha anche esigenze di commercialità, però anche la commercialità ha una sua dignità. A proposito, visto che sei di Avellino, perché non vedi contattare Sonia Aquino, che almeno gli viene a fare la comparsa? Posso? Riesce a sollevare. Me lo devi chiedere. Dai, sostituiamo Veronica con Sonia Aquino. Beh, nessuno se ne accorge. Ti sostituiamo con Sonia Aquino. Mi dispiace. Se vuoi puoi venire a fare qualche compassata. Ovviamente lo facciamo solo perché ti assomiglia proprio uguale. Nessuno se ne renderà conto. Infatti ecco, l'abbiamo detto solo... Proprio due gocce d'acqua, uguale proprio. Il problema è che la valutazione serviva proprio a questo, valutare se mi conveniva. E quindi mi potevano valutare anche se io non avevo un esame, o no? Perché è tutto in teoria quello che stiamo facendo. Poi l'approvazione del rettore, della preside, di tutti quelli là che vogliono loro, viene dopo la valutazione. Perché se adesso mi ritrovo con un 18, perché è molto probabile che mi ritrovi con un 18 questo esame. Comunque, cioè, che cosa gli frega se ho fatto o no l'esame, visto che è una valutazione? Noi abbiamo fatto esami da 8 crediti, forse un laboratorio da 4, lì vale come doppio, perché come se fosse 9 più 12, cioè, quindi vale uguale. Invece di fare 8 più 4 fa 9 più 3, che fa 12. Perché la matematica non è un'opinione, tranne qua a Salerno dove... Dov'è? No, basta, era dove... Poi ognuno ci aggiunge quello che... Non possiamo lasciare così la mano in bocca. Dove devi specificare? Che siamo lost? No, devi dire che dove? Ripetilo per piacere. Il barlum è la luce che sta nel bar, quella lampada, no? Con la luce soffusa. Ma quello. È questo che deve cambiare il diavetto. Questo diavetto lo ha aiutato. Sai qual è il bello? Che le cose più interessanti che ho letto stanno proprio in quelle là. Le cose che non si portavano. Esatto. Chi aveva avuto il dubbio? Che se è interessante non si doveva studiare, infatti. Perché ci metto così tanto a fare questa valutazione? Perché non vogliono farla la valutazione. Perché è così difficile capire quali esami perderemo, quali invece esami dobbiamo fare? Perché è così difficile? Cioè, ve lo chiediamo apertamente, Università di Salerno, Davius,
perché è così difficile? Vogliamo sapere. Io voglio citare il collega che prima ha detto che questa università è un incul pop e ha ragione. Sento molto incul in questo momento. Incul pop. Perché? Perché Salerno, perché siamo organizzati una schifezza e... Sì, sì, ma che cosa c'è sotto? Sì, perché ci vogliono fottere. Ma gli ospiti vengono gratis, ha detto. Sì, 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 ma ospiti grandi nomi, tipo Montesano, non lo chiamano più nemmeno in televisione praticamente. Lì. Poco. Poi la Unziger, ci manca solo la Eder Parisi e la Cuccarini, così ci possono parlare della televisione degli anni 80, come funziona. Ragazzo, ci hanno un po' rotto i maroni. Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do, we do. Who leaves Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do. Back the electric car. Who makes the Gutenberg a star? We do, we do. Who robs Capefish of their sight? Who rigged every Oscar night? We do. Episodio 01. 01, sì. Yeah.